veniamo al tema e parliamo in questo video dell'abuso finanziario del narcisista maligno, perché il narcisista maligno effettua anche purtroppo degli abusi di natura finanziaria. E l'abuso finanziario del narcisista maligno si perpetua, si manifesta in due modalità fondamentali, che però l'una e l'altra, diciamo, di fatto sono veramente molto simili. Non c'è una grande differenza, cioè sono l'uno l'opposto dell'altro, ma possiamo dire che non è che ci sia una grande differenza da un punto di vista pragmatico, pratico. Perché il narcisista maligno cosa fa? Allora, nel primo caso vuole controllarti anche economicamente e quindi cercherà in tutti i modi di farti credere che lui può pensare a te, che lui ha, diciamo, disponibilità economica, disponibilità finanziaria. Che se poi un giorno vi sposerete, ed è qua che ti frega, perché non ti sposa neanche, in alcuni casi sì, ma nella maggior parte dei casi no, ed è qua che ti frega, perché ti dice, e questi sono narcisisti maligni che hanno ovviamente loro disponibilità economiche, quindi sono ricchi, benestanti, hanno questa capacità di farti credere che loro ti manterranno, non è perché poi se un giorno avrai dei figli e cosa vuoi fare? È meglio che lasci il lavoro, guarda che sei schiavizzata per quattro soldi, bla bla bla, io ho un lavoro ottimo, io sono un imprenditore, io ho tante entrate. Alla fine, diciamo, su sua insistenza, ti farà lasciare il lavoro. E quindi tu non avrai più entrate e dipenderai da lui al 100%. E se tu non sei ricca di famiglia, praticamente diventerai schiava, perché non sposandoti, e poi farà di tutto per non sposarti, praticamente tu non avrai assolutamente alcun diritto e sarai praticamente, in alcuni casi ti lascerà pure sul lastrico. In altri casi ti terrà, ma come una serva, diciamo, farà quello che vuole. Questo è. In altri casi il narcisista maligno arriverà a farti perdere il lavoro, e sempre in questa modalità, perché ti creerà problemi sul lavoro, ti farà arrivare tardi ogni giorno, ti nasconderà le chiavi della macchina, ti impedirà di andare a lavorare per altri motivi, insomma, ti genererà un sacco di problemi. E questa è un'altra tipologia. Bisogna stare molto attenti ai narcisisti maligni perché mettono in atto delle strategie che talvolta sembrano veramente impensabili, eppure le mettono in atto. Ed è un abuso narcisistico vero e proprio. E poi ti controllerà a 360 gradi dopo. Ti farà fare la serva, svolgere compiti umili e poi ti denigrerà e ti squalificherà. Tu stai zitta che sei solo una casalinga, se non ci fossi io che ti mantengo, sei una morta di fame, non c'è neanche un lavoro, non rendendoti conto che diciamo, cioè non facendoti pensare che però sono loro a lasciarti, come possiamo dire, a fregarti fondamentalmente. E questo è un altro punto fondamentale. E invece c'è la seconda tipologia, quindi il primo ti schiavizza in questo modo, la prima tipologia come abuso narcisistico. La seconda tipologia invece, soprattutto se tu sei benestante o se hai redditi o se il narcisista è particolarmente spiantato, perché diciamoci la verità. Non è che ci sono soltanto narcisisti ricchi, narcisisti benestanti, ci sono anche narcisisti spiantati. E allora cosa farà? Cercherà di spillarti soldi. Avrà richieste continue. Diciamo,
Se capisce che tu sei innamorata, cercherà di spillarti soldi, si inventerà delle storie per avere dei prestiti che poi non restituirà mai, ti chiederà regali costantemente, come se fosse un re o una regina, perché questo vale anche per le donne, ci sono anche donne narcisiste. E una volta che ne so, mi hai dato questi soldi il mese scorso, perché non me li dai anche questo mese? Non mi ami più e quindi utilizzano ricatti emotivi. Ecco, quindi utilizzerà, diciamo, tutta una serie di scuse per spillarti soldi in qualsiasi modo. E ci sono anche persone che, diciamo, riescono veramente a svuotare conti correnti, svuotare patrimoni. Ad esempio, e poi utilizzano i soldi, ad esempio, per altre cose. Magari si inventano che hanno problematiche di qualsiasi natura, poi, che ne so, cambiano macchina, cambiano vestiti, cambiano computer, insomma, si inventano un sacco di cose o semplicemente ti tolgono soldi. Ecco, questa è la seconda modalità. Ci sono anche modalità più subdole in cui si fanno dare gli accessi ai tuoi conti correnti, si fanno intestare delle cose. Ci sono donne narcisiste che si sono fatte intestare alloggi, cose con scuse varie, e poi sul più bello, diciamo, migrano. Oppure donne che si fanno dare, donne anche uomini, qua dipende. Si fanno dare carte di credito e iniziano a spendere, a spandere. Ecco, quindi, queste sono le due modalità che, come dicevo all'inizio, sono diverse, ma da un certo punto di vista sono simili, perché nell'uno e nell'altro caso hanno il controllo su di te. Nel primo caso, il narcisista, non avendo bisogno di soldi, perché è benestante, utilizza questa sua prerogativa per schiavizzarti. Nel secondo caso, invece, diventa un vampiro energetico, un vampiro emotivo che ti porta via di tutto. Praticamente ti ritrovi, diciamo, come si dice, con una mano davanti e una dietro in entrambi i casi, fondamentalmente. Quindi bisogna stare molto attenti quando si ha a che fare con persone che sospetti che siano narcisiste, stare molto attenti ai ricatti emotivi, mai cedere ai ricatti emotivi, perché quindi vatti a vedere tutti i video su come capire se hai a che fare con un narcisista, perché nel momento in cui te ne rendi conto, quella è l'unica possibilità che hai da un certo punto di vista di liberarti e di non restare più intrappolata, diciamo, in queste situazioni veramente disastrose. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e ovviamente, oltre a iscriverti al canale, attiva anche la campanella.